Ciao a tutti qui SuperLupin777 e benvenuti in questa nuova puntata di Pocket Tuesday, la serie dove andremo a svolgere lotte su Pokémon Showdown con Pokémon estratti a caso qui su random.org. Quindi andiamo subito a generare i 6 numeri corrispondenti ai 6 Pokémon che andremo ad utilizzare in battaglia. 521. E siamo sulla quinta generazione in entrambi. 672. 556. 556. Cosa sta succedendo? Sono tutte quinta e sesta generazione. 606, appunto. 703. Incredibile, non al di sotto della quinta generazione, e come vedete il minimo di numero è 1, quindi non ho fatto niente di sbagliato. Comunque, per quanto strana, ci vediamo su Random, e sì, ciao, ci vediamo su Pokémon Showdown. Ok, siamo ritornati, ho fatto la squadra. Piccola premessa, l'ho detto moltissime volte all'interno dei miei video, ma è sempre bene ricordarlo perché evidentemente qualcuno di voi ancora non l'ha capito. Io questi team li faccio a cazzo, nel senso prendo un Pokémon, gli metto le mosse, metto gli Eevee così come capita e basta. Cioè non è che ci metto l'impegno che uso per fare i team sul 3DS, qui li faccio a caso. Le lotte sono con Pokémon a caso oppure con Pokémon nel caso di meglio degli originali, presi così, già fatti, team già fatti. Quindi io faccio le cose in 5 minuti, tanto per divertirmi e cercare di divertire anche voi. Quindi non rompetemi le scatole se dite che questi team sono fatti un po' a cazzo. È logico, lo faccio a cazzo, questo è il punto. Comunque, andiamo alla squadra. Umfezant con la Power Herb, quindi come cazzo si chiama? Non lo so, comunque quella che ti fa attaccare in un turno, le mosse che dovrebbero normalmente farne due. Con U-Turn, quindi a retromarcia, facciata, attacco rapido e Sky Attack, la mossa di tipo volante che taglia 140, aereo colpo, no quello lì è quello di Lugia, aereo attacco, ecco. E l'ho messo così, full attacco, full velocità. E basta, con natura allegra. Crocodile l'ho fatto un pochino misto, diciamo, per quanto riguarda gli EV, e l'ho fatto deciso con il corpetto assalto, mosse terremoto, privazione, dragartigli e codacciaio, e come abilità Amoxie, quindi arroganza. Skiddo con level condensa full difese, con mangia erba, mosse energy palla, latte, buon latte, scusate, tossina e surf. Maractus, che non sapevo neanche esistesse come Pokémon, cioè lo sapevo ma non mi ricordavo che avesse questo nome orrendo, con Giga Assorbimento, Uproar che non so che cazzo sia, Hidden Power Ice, quindi Intro Forza Ghiaccio, ecco, e Petalo Danza. L'ho fatto full attacco speciale e full difesa speciale, col corpetto assalto anche lui, ho un sacco di difensori speciali. Quindi passiamo a Beheim, come Cristo si chiama, con l'ho fatto full attacco speciale, ora mi sono accorto di non avergli messo lo strumento, con abilità sincronismo, mosse calmamente psichico, nero pulsar e Trick Room che è distorto zona. Carbrink l'ho fatto con la distorto zona anche lui, protezione, tossina, moonblast, quindi forza lunare, abilità vigore, strumento, leftovers avanzi. Allora, so che un Fezzante non c'entra un cazzo col team della Trick Room, però non potevo farlo in altro modo, cosa lo facevo? Era proprio difficile farlo in un altro modo. Comunque, devo trovare uno strumento per lui e intanto noi ci vediamo sulle lotte. Ok, ho trovato la prima lotta, inizierà col suo Galvantula forse. Io inizio con un Fezzante. Perfetto, inizia con Absol, non ci ha azzeccato una sega. Andrei per U-Turn, cercando di fare male a questo Absol. Vedo una debolezza assurda al tipo Coleottero, quindi devo giocarmelo bene questo Umfezant. Ora andrà per una mossa di tipo buio, forse, quindi io manderei in campo il mio Crocodile. Vediamo cosa gli fa. E invece va per Will-O-Wisp.
va per Willow e quindi Crocodile mi spiace, ma sei già diventato inutile. Io andrei per un bel terremoto e vediamo che cosa succede. Usa carineria, mi fa abbastanza male, riesco a mandarlo KO con terremoto. Ah, bella, riesco a ottenere il boost in attacco, quindi speriamo... Cioè, la scottatura non la compenso, comunque speriamo di riuscire ad attaccare almeno il Pokémon che sta per entrare in campo. Se entrerà in campo un Pokémon, perché è veramente lenta. Ok, entra in campo Chesnaught, andrà per la sua famosa difesa, quindi io cambierò. Cambierò e andrò in Umfezant. Ti prego, Chesnaught, vai per quella difesa. Esatto, va per Spiky Shield e non mi fa una sega. Quindi Sky Attack sta per arrivare, speriamo. Ha un'alta percentuale di brutto colpo, la mia abilità inoltre mi dà una più alta percentuale di brutto colpo. Va Sky Attack e gli faccio veramente un danno allucinante a questo Crocodile. Crocodile che è di tipo terra buio, quindi U-turn arriva e lo mandiamo KO. È un critico perché, come ho detto, l'abilità aumenta il numero di critici, quindi non è del tutto Axe, anche se un po' lo è. E manderei in campo questo Behiem, come cazzo ti chiami, non lo so. Un nome un po' più facile non potevano darlo. La quinta generazione veramente si sono messi proprio d'impegno per dare i nomi. Vado per Trick Room, ok, lui usa Sticky Web e praticamente mi avvantaggia nella Trick Room, penso. E a questo punto andrei per un Calmamente. Vediamo lui cosa fa. Va per un ronzio, quasi di sicuro. Esatto, mi fa parecchio male, molto male. Tra l'altro il mio... questo Pokémon qua, questa specie di statuetta, ha l'assorbisfera, come potete vedere. Quindi fa discretamente male ai miei avversari. Ora, dovrei essere più veloce di chiunque entri in campo. Perfetto, è Alakazam, Dark Pulse. E ciao Alakazam, se tu non riesci ad attaccarmi prima dovresti essere spacciato. Vediamo un po'. Esattamente, shottato brutalmente. Chesnaught sta per entrare in campo o l'altro? In ogni caso sono super efficace su tutti e due, quindi vediamo un po'. Entra in campo Tentacruel. Tentacruel non so se è più... sì, è più veloce. Tentacruel ha una buona velocità, mi pare. Quindi Psichico arriva e Psichico shotta. Grandissimo, questa statuetta qua sta facendo un massacro. Cazzo, torna normale la dimensione. Arriva Chesnaught, vai per Psichico. Magari Chesnaught è più lento di me. Spero di sì, però non penso proprio. Vediamo cosa vuole fare. E invece no, va per Brick Break, quindi breccia e mi manda KO. A questo punto Umfezant è il tuo momento, lui andrà per Spiky Shield, ma a me non frega niente, vado per U-turn. Ok, infatti va per Spiky Shield, quindi non mi ricordo, difesa... insomma, la sua protezione che fa pure danno quando le attacchi con una mossa fisica. Però a me non importa, continuo ad attaccarlo così. Vediamo, vai Maractus, è il tuo momento. Fai vedere chi sei. Ho meno velocità. Lui usa Belly Drum, quindi Panciamburo. È pazzissimo. È pazzissimo quest'uomo. Andiamo per un Hidden Power Ice, vediamo cosa riusciamo a fargli. Va per Spiky Shield, si protegge, dannazione. E vai ancora per Hidden Power. Aia, la vedo molto male. La vedo malissimo. A questo punto vai Umfezant. Continuiamo a fare questa cosa qua di U-turn. Lui ancora per Spiky Shield, sei noioso come pochi. Ok, un'altra dovrebbe riuscire a mandarlo KO. Io mando in campo il mio Carbink, che rimane intrappolato dentro. Usa Leech Seed e fallisce. Questa veramente è una sfiga allucinante per lui. Andrei per Moonblast e vediamo cosa gli facciamo. Niente, perché si protegge, come al solito. Vai per Moonblast e dovrebbe andarsene a fanculo finalmente, Chesnaught, vero? Vai, vai. Perfetto, se ne va. E riusciamo a vincere questa prima lotta con questo team un po' particolare. Ok, altra lotta, vediamo con chi potrebbe iniziare. Forse inizia con il suo bel Nidoking o con Hydreigon. Non ne ho idea, io inizio con lui perché prima ha fatto una buona partita. Vediamo. Oh, inizia proprio con The King. The King, stai attento perché sta per arrivare uno psichico. Anzi no, vado per Trick Room. Ok,
Setta le rocce, io setto la distrutta zona. Vai per psichico e vediamo chi entra in campo al suo posto. Entrerà in campo il dragone. Hai Dragon. Penso almeno che preveda una mossa di tipo psico in arrivo. E invece no, viene shottato brutalmente. Forse è andato in overpredict o non lo so. Fatto sta che entra in campo Paul. Paul? Chi è che soprannomina Slowbro Paul? Uno youtuber inglese di sicuro, cioè americano di sicuro. Però non mi viene in mente chi, che fa lotte di Pokémon. Forse è Shofu, non lo so. Comunque lo sta un po' copiando. Vediamo, chi entrerà in campo adesso? Ho vinto, perfetto, si è ritirato, quindi una seconda vittoria. Vediamo di fare una terza lotta. Ok, vediamo con chi potrebbe iniziare. Potrebbe iniziare con il suo Mian Shao, io inizio con lui. Non c'è niente da fare, io inizio sempre con lui adesso, è troppo forte. Ha un attacco speciale che è devastante questa statuetta, veramente mostruoso. Ok, infatti inizia con Mian Shao, facilmente prevedibile questa sua mossa. Andrei per un Trick Room. Lui va per Return, naturalmente. E chi entra in campo? Entra in campo il suo Absol. Perfetto. Quindi, il suo Absol vuole farmi una bella mossa di tipo buio Arculo, quindi io cambio Pokémon e vado nel mio Crocodile. Perfetto, si mega evolve, va per privazione, mi priva del mio corpetto assalto e questa cosa non mi piace affatto, quindi devi pagare per ciò che hai fatto. Va un terremoto, Trevenant entra in campo e regge molto bene terremoto purtroppo. Vado per privazione, lui va per Leech Seed e io riesco a shottarlo comunque, quindi ciao ciao Trevenant, il tuo Leech Seed non è servito a molto, se non a supporto dei tuoi compagni. Comunque, chi sarà il tuo compagno a sostituirti? Lo scopriremo adesso. Explode, ho un terremoto per te, l'ho riservato giusto per te. In realtà no, perché tu sei più lento di me e riesci a mandarmi KO. Bastardo. Quindi, Umfezant, è il tuo momento. È il tuo momento, vai per uno Sky Attack, che è Aero Attacco. Bravo che non fallisce, almeno questa volta. E lui mi shotta ancora così. Mi sta devastando, mi sta proprio prendendo il culo in tre. Vado per Carbrink. E vado per Trick Room. Sostituisce e va in Raikou. Perfetto. Non potevo chiedere di meglio perché ora ti faccio tossina. Lui va per sostituto, ma la tossina lo porta sempre più giù. A questo punto vado per protezione. Vediamo lui per cosa va. Va per calmamente, ma non ti serve calmamente se ti porto giù con la tossina. Credo almeno. Vado per Moonblast e cerchiamo di fargli cadere quel sostituto. Va per un'altra calmamente il nostro amico, ma la tossina lo porta sempre più giù. A questo punto vado per protezione. Perfetto, vediamo lui cosa fa. Va per fulmine e non mi fa una sega. A questo punto devo tentare la doppia protezione, mi odio da solo. E riesco a farla, mi spiace per te. Ho fatto una cosa veramente schifosa però... Era l'unica cosa che potevo fare se volevo preservare la vita del mio Carbink. E io ci tengo a lui, perché setta anche la distorto zona, quindi... Entra in campo il suo Mian Shao. Mian Shao, cosa vuoi fare? Io faccio Trick Room. Usai Jump Kick e si rischia di mandarsi KO da solo, quindi è proprio un pazzo. A questo punto, io andrei per Moonblast. E vediamo di fargli molto male. Lui usa ancora i Jump Kick, sarei dovuto andare per protezione, ma non ci ho pensato... Ci vado adesso per protezione. Vediamo se ci va ancora quel pazzo. Sì, va ancora per quello e si manda KO da solo. Perfetto. Vai Carbink, continua a recuperare vita così, che vai benissimo. Entra in campo il suo Absol. Absol non gradisce Moonblast, secondo i miei calcoli, quindi perde anche attacco speciale, ma tanto è un attaccante fisico, quindi non me ne frega una sega. Perde anche attacco e difesa e qui si inizia a ragionare. Perfetto, direi che è il tuo turno, Behem, statuetta. Statuetta per gli amici, direi che puoi andare per un Dark Pulse per chiunque entra in campo. Entra in campo Explode, se lo becca in faccia e ciao ciao Explode. Ora non rimane che Arcanine e il suo Absol. Ok, manda in campo Absol e mi vuole distruggere, mentre io mando in campo nessuno, vado per Trick Room, va per privazione e mi manda KO. Giusto così, è giusto così. Chi mando? Lui o lui? Vai Skiddo, io credo in te. Vai per un bel Surf. Ti prego Skiddo, non deludermi.
mi ha privato delle volcondensa, cazzo. Sono fottuto. Sono fottutamente fottuto. Entra in campo Arcanine, prepotenza s'attiva, come al solito, vado per Surf, lui va per fuoco carica e riesce a mandarmi KO. E naturalmente farà la stessa fine anche il mio Maractus, perché non ha molta difesa. Però proviamoci comunque, andiamo per Uproar, vediamo cosa facciamo. Niente, perché va prima KO lui, cioè mi manda prima KO lui con Flare Blitz. Quindi vince la battaglia e niente, vediamo. Magari ne facciamo un'ultima. Ok, non riesco a trovare lotte, quindi finiamola qua. Abbiamo ottenuto 2 vittorie su 3, direi che è un risultato veramente degno di questo team. E niente, se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!